subito i dati del bollettino sulla diffusione del Covid in Abruzzo, anche oggi parametri in miglioramento sia sulla pressione ospedaliera che sull'indice di contagio, in crescita invece leggermente il numero dei decessi. Questo in linea generale, ma per tutti i dettagli abbiamo in collegamento Massimo Profeta che si trova a Pescara e che magari ci può dire se per strada c'è gente oppure no. Buonasera Massimo. Buonasera a te Paolo, a tutti gli amici in visione e all'ascolto. Sì, siamo qui presso il Ponte del Mare, praticamente la Madonnina, insieme con io e Diego Martelli. Siamo proprio qui, devo dire, un discreto movimento. Del resto la temperatura è assolutamente gradevole, però sono tutti con la mascherina. Il distanziamento mi pare che sia stato rispettato. Noi siamo qui da almeno una mezz'oretta e insomma, ripeto, un discreto movimento, ma è normale che sia così perché la temperatura, il clima è assolutamente gradevole. Venendo invece ai dati del bollettino di oggi, sabato 24 aprile 2021, come dicevi, il trend è sempre col passare dei giorni in miglioramento, se vogliamo, perché sono soltanto 137 i nuovi positivi, con 354 guariti. Ma scendendo nel dettaglio, abbiamo detto 137 nuovi positivi, di età compresa tra 4 mesi e 87 anni, 31 in provincia dell'Aquila, 56 in provincia di Chieti, 7 in provincia di Pescara. Come diceva ieri Paolo, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, la provincia di Pescara sta facendo registrare dei dati da fascia bianca, quindi soltanto 7 oggi casi positivi in provincia di Pescara, 43 in provincia di Teramo, eseguiti 4.932 tamponi molecolari e 2.826 test antigenici. 9 i deceduti, di cui 4 risalenti ai giorni scorsi, 58.961 guariti, più 354, come ho ricordato poc'anzi, 9.010 attualmente positivi, meno 226, 448 ricoverati in area medica, meno 9, 43 ricoverati in terapia intensiva, meno 2, 8.519 in isolamento domiciliare, meno 213. Abbiamo detto dei tamponi in totale, test antigenici e tamponi molecolari, in totale 7.758 i positivi, i nuovi positivi sono 137 nella giornata di oggi. Insomma, il tasso di positività, che viene calcolato appunto sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici, è pari all'1,7%, che è il dato più basso dell'ultimo periodo. Paolo. Sì, Massimo, volevo chiederti questo, parlando di vaccini, te ne sei occupato questa mattina perché da domani e Sì. per 6 giorni, quindi fino a venerdì, ci saranno a Pescara delle somministrazioni, chiamiamole straordinarie, per gli over 60 previa prenotazione. Parlo ovviamente dei vaccini AstraZeneca, è così? Sì, infatti è proprio così. Oggi siamo andati proprio al Palafiere di Via Tirino, io e Diego Martelli. Saranno 3.500 i vaccini AstraZeneca da domani sino a venerdì per gli over 60. Attenzione, che cosa significa questo? Che bisogna aver compiuto 60 anni. Questo che cosa significa? Sabato prossimo sarà 1º maggio, quindi chi compirà 60 anni il prossimo 1º maggio, cioè sabato 1º maggio, non può essere considerato nel novero di coloro che saranno vaccinati, non potranno essere vaccinati. Questa è una sottolineatura da fare. Quindi da domani 3.500 vaccini AstraZeneca per gli over 60 sino a venerdì prossimo. Ma abbiamo ascoltato proprio a tal proposito sia il sindaco Carlo Masci che Rossano Di Luzio, che è responsabile vaccini della ASL di Pescara. Può partire il contributo. Non sarà un AstraZeneca Day, ma ci sarà la settimana di AstraZeneca. 3.500
vaccini a disposizione per i cittadini che hanno già compiuto 60 anni. Da domani i primi 1000, dopodomani altri 800 e a seguire per tutta la settimana fino a completare i 3500. Come avverrà questa vaccinazione? Noi questa sera, dopo le 18, apriremo il portale che abbiamo già utilizzato per i tamponi e per le vaccinazioni dei fragili, in cui tutti coloro che vivono in provincia di Pescara potranno tranquillamente prenotarsi e avranno la prenotazione del giorno e dell'ora in cui dovranno venire a fare il vaccino AstraZeneca. Non c'è nessuna limitazione da 60 anni in su, quindi non si venga così senza prenotarsi, perché ci potrebbero essere degli assembramenti pericolosi, noi vogliamo evitarli e quindi apriamo la piattaforma che fino ad oggi ha funzionato benissimo. Quindi chi vorrà fare il vaccino AstraZeneca per tutta la settimana potrà prenotarsi da questa sera alle 18 nella piattaforma del comune e avrà tranquillamente la possibilità di vaccinarsi con questo vaccino. Quindi la prenotazione, ribadiamo il concetto, è imprescindibile per chi ha compiuto 60 anni, vaccino AstraZeneca a partire da domani sino a venerdì. Diciamo un'altra cosa, chiunque si è già prenotato e che ha oltre 60 anni potrà prenotarsi sulla piattaforma e venire a farlo questa settimana il vaccino AstraZeneca, poi provvedendo a cancellarsi dalla prenotazione che è stata fatta alle poste. Perfetto, sindaco, è stato molto chiaro. Rossano Di Luzio, tutto si svolgerà qui al Palafiere. Sì, questa settimana dell'AstraZeneca verrà svolta qui al Palafiere di Pescara e la macchina organizzativa è già partita questa mattina presto, stiamo cercando i medici, li abbiamo già trovati, che si occuperanno della vaccinazione, dell'anamnesi e successivamente della vaccinazione delle persone che accederanno a questa AstraZeneca Weekly. Ecco, dal punto di vista logistico, perché ci siamo, organizzazione immaginiamo complessa, no? Assolutamente sì. Tra l'altro complessa anche per, i ridotti tempi di attuazione. Voglio anche dire che questa settimana per l'AstraZeneca viene anche svolta per cercare di riportare su questo vaccino, che ha le stesse caratteristiche degli altri vaccini, ha le stesse capacità di copertura vaccinale degli altri vaccini. È stato un vaccino un po' vituperato dalla stampa, dall'opinione pubblica. Invece è un vaccino sicuro. È un vaccino sicuro come gli altri, assolutamente sì. Ecco Massimo, torno da te per i saluti oppure se ci sono altre notizie, altre cose da segnalare. No, come dicevi tu da studio, vale la pena ricordarlo, naturalmente da domani a venerdì, settimana AstraZeneca, così come è stata definita per gli over 60, naturalmente previa prenotazione sul portale del comune, a partire da oggi dalle 18, subito dopo le 18 in realtà ha detto il sindaco Carlo Masci, quindi insomma è fondamentale la prenotazione, questo è importante Paolo.